Ciao ragazze, per prima cosa volevo scusarmi con voi per il mio essere un po' latitante in questo periodo, sia sulla pagina Facebook che sul mio canale YouTube. Come sapete, a breve nascerà la mia bambina, quindi fermano i preparativi per la nascita. Per quello sono un po' assente. Però oggi ho creato dei confetti decorati, quindi le bomboniere per la nascita, e volevo condividere con voi una delle mie creazioni. Cioè ho decorato un confetto con un orsetto e vedremo in questo video tutorial appunto come si fa. Volevo condividere con voi perché questo è un modo semplice ed originale di realizzare delle bomboniere per una nascita e ovviamente anche molto economico perché sono fatte da voi e con il cuore. Spero che questo video tutorial vi piaccia e ci vediamo alla prossima. Un bacione da Clara. Allora, per prima cosa procuratevi delle scatoline come queste, trasparenti. Ho inserito all'interno 5 confetti, ho messo il nastrino e con della colla a caldo ho applicato il confetto bianco che adesso andremo a decorare. Quello che ci occorre per decorare i nostri confetti sono pasta di zucchero di vari colori, un bisturi e uno strumento a palla con la sfera però piccola. Allora, per fare il corpo del nostro orsetto prendiamo una pallina minuscola di pasta di zucchero marrone. Facciamo una boccia e la inseriamo qui. Successivamente per la testa facciamo un'altra pallina. Poi procediamo prendendo un altro pezzettino di pasta di zucchero, in questo caso rosa, e con un mattarello la stendiamo. E l'applichiamo qui intorno al nostro corpicino. Fare il pannolino del nostro orsetto. Prendiamo il bisturi e andiamo a eliminare la parte in eccesso. Adesso che il pannolino è stato creato, andiamo con lo strumento a palla a fare due pini che ci serviranno per inserire le zampette posteriori. Sempre partendo da una pallina, facciamo una goccia. Applichiamo qui. E ovviamente poi faremo la stessa cosa dall'altra parte. Adesso facciamo l'altra zampa, quella anteriore, sempre con lo stesso metodo, solo che schiacciamo leggermente la punta
e con il bisturi facciamo due incisioni. Andiamo ad applicare qui come se stesse abbracciando il confetto. Adesso che ho inserito anche l'altro braccino in questo modo, vado ad eliminare queste antiestetiche giunture con questo strumento. E con lo strumento a taglio andiamo a fare delle incisioni. In questo modo, come se fosse un orsetto di pezza. Se vi trovate più comodi potete utilizzare anche il bisturi. Lo facciamo anche dall'altro lato. E anche sulla testa, precisamente a metà. Adesso con la pasta di zucchero un po' più chiara facciamo prima due cucchiaini qui e qui per completare le zampette montate, poi andiamo ad inserire due piccolissimi puntini di pasta di zucchero beige. Facciamo una pallina per la codina che andremo a bucherellare per dare l'effetto pelo. Poi un'altra pallina
po' più grande che andremo a schiacciare e ci servirà come musetto del nostro orsetto. Se vedete che è troppo grande, ovviamente la rimpicciolite. Poi facciamo un taglietto qui e completiamo il musetto facendo un buchino. Facciamo il nasino. Due buchini per gli occhietti. Che andremo a riempire con delle quantità minuscole di pasta di zucchero nera. Dall'altra parte adesso facciamo le orecchie. Con della pasta di zucchero marrone facciamo due buchini e l'altro qui. Inseriamo sopracciglia devono essere molto molto sottili perché ovviamente devono essere proporzionate. La testolina del nostro orsetto. Completiamo il tutto prendendo della pasta di zucchero bianca
ed eccolo qui, il nostro confetto con l'orsetto decorato.